Un omaggio all'arte, alla voce, all'ironia di Fred Buscaglione. Torna a teatro lo spettacolo di Franz Campi. Il servizio è di Giorgio Tonelli. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo le gambe! Un portento, credi a me. Che bambino. Mi hai guardato? Hai taciuto. Ho pensato, beh, sono piaciuto. Eri piccola, 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 così. Ti ho picchiata, coccolata, latte, burro, marmellata, eri piccola, 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 così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno mi hai piantato per un tipo svaporato. L'ho seguito, l'ho scovato, t'ho guardato, sei squagliato, quattro schiaffi t'ho servito, tu mi hai detto disgraziato, la pistola mi hai puntato. Ed un colpo mi hai sparato. Ah sì? Spara. Mi trovavo per la strada circa all'1:33, l'altra notte mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Mi trovavo per la strada circa l'1:33. Fred Buscaglione è tornato e domani sera sarà sul palco del Duse a Bologna per riportarci in quelle atmosfere anni 50 che solo lui sapeva rappresentare così bene attraverso pezzi indimenticabili. Ragazzi, che notte quella notte! Si va, che baci quella notte! Sono duro ma facile alle cose. Mi sono preso un'occhiata per una bionda alla vita. Penso che è ingrannata, mi ha ridotto sul palazzo. Lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Son criticabile, ma so fatto così. Non temete, non sono un debole. Mi han fatto abile, poi la guerra finì. Carina, graziosa, bambina, come soffro! Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina. ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Perché le sue canzoni piacciono ancora a distanza di oltre mezzo secolo? Forse perché rappresentano la leggerezza, la capacità di uscire dal mondo, dalla fatica quotidiana, astrarsi e vivere nel sogno. Lui aveva creato un personaggio che era un fumetto, che era un'immagine preziosa in quegli anni di grande sacrificio. Quante volte si è sposato, tante volte è divorziato, ma è innamorato di Zlatan. Le donne cosa fai? Tu le danni pure in mai.
allacciamoci nel tango, bella pupa fior del fango, questo tango galeotto all'amor ci legherà, con la bocca sulla bocca, mentre suonano i violini, mi distruggi e mi assassini, e mi parti via con te. Invece sera unità la stampa, Corriere della Sera, Notte della Gazzetta del Popolo, del XX secolo e poi il resto del cammino. Giornale video, Casal Pistarego, 24 sera. La casalinga Teresa è un accorcio che andava in controversia varia. La famiglia con la certa amica Veronica F. A sorrente a casa la coglieva spianando il cucino e minacciando di morte. Dai testimonianze video della racconta e risulta che il marito infedele si difendesse più o meno così. Cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro, ho rifiutato, sì. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Bugia. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. No, Teresa, ti prego, non mi sparare. Dai, Teresa, ti prego, ti amo, Teresa, dai. Guarda che luna, guarda che mare. Thank you.